C'era una volta il re di Persia, per autonomasia il più grande, Ciro il Grande appunto, che un giorno convocò tutti i maghi del suo vastissimo regno. E quindi immaginate quanti potevano essere. Tant'è che affittò una sala grande, ma che dico una sala grande, una sala grandissima, che addirittura poteva contenere circa 1.350 di milioni di triliardi di posti. Quando tutti i maghi furono in platea, il re disse: Maghi del mio regno, io voglio essere un esempio per i miei sudditi, un esempio di forza, di coraggio, di audacia, di fermezza, ma, ahimè, alle volte sono triste e depresso per qualcosa che succede. Altre volte una gioia o un successo mi rendono eccitato in maniera incredibile. Tutte queste cose io non le voglio. Io non voglio questi sbalzi d'umore. Quindi createmi un talismano per evitare questi sbalzi d'umore. Tutti i maghi si guardarono e uno a uno si tirarono indietro. Sapete, i maghi sanno fare tantissimi tipi di talismani per le persone sprovvedute, ma abbindolare un re e soprattutto Ciro il Grande non era una cosa semplice. E poi Ciro il Grande aveva chiesto un talismano da un effetto potente. L'ira del re stava per esplodere. Avete presente come un pentolone sull'acqua, sul fuoco, un pentolone che bolle col coperchio? Quando improvvisamente, proprio là in fondo alla sala, all'ultimo posto, uscì un puntino che si avvicinava. E beh, impiegò parecchie ore per arrivare davanti al re, perché la sala era vastissima. E man mano che si avvicinava, si vedeva che era un vecchio mago che camminava curvo, appoggiandosi ad un bastone. Questo mago aveva i capelli canuti, aveva un viso raggrinzito ma abbronzato. Avete presente i pescatori quando stanno tutto il giorno fuori a pescare e poi rientrano alla sera con quel colore ambrato? Ecco, così. Aveva un naso adunco che sembrava un'aquila reale. E poi aveva due occhi piccoli, piccolissimi, ma di un azzurro talmente intenso, ma così intenso, che sembrava la superficie del mare quando viene colpita da un raggio di sole. Erano occhi piccoli, è vero, ma molto vispi, attenti. Sembrava quasi che emanassero dei lampi di luce. Beh, quando il vecchio mago fu al cospetto del re, gli disse: Maestà, domani le porterò un anello magico che, se lei lo metterà, se sarà triste, diventerà allegro, e se sarà allegro, si calmerà. Il segreto è leggere la frase magica che c'è in questo anello. Beh, l'indomani mattina tutta la sala era ancora piena di maghi che erano curiosi di vedere questo famoso anello. Arrivò il vecchio mago, si presentò al cospetto del re e gli porse l'anello. Ciro il Grande lo guardò, lo prese, lo osservò attentamente e poi lesse la famosa frase: anche questo passerà. Beh,
Questa piccola storiella, tratta da 365 storie per l'anima di Bruno Ferrero, ci insegna che c'è un tempo per tutto. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piangere, un tempo per gioire, un tempo per abbracciare, un tempo per lasciare andare. Tutto passa. E questo Dio lo sa molto bene. Grazie.